Sì, l'ho conosciuta esattamente il 1° giugno del 1998. In quanto io cercavo personale per il pub, e mi ha chiamato lei, e l'ho chiamato a un breve colloquio e l'ho messo la prima sera a raffronto con un'altra persona e alla fine ho scelto lei. E nel passare del tempo si è dimostrata una persona piena di sé, che ha saputo voglia di fare. Non posso dire niente che abbia fatto nel modo sbagliato, anche se per amicizia e prove sono state anche tante volte che abbiamo litigato, non dico all'ordine della settimana, ma quasi, quindi era se stessa contro me stesso, senza scartare niente. E dall'avanti degli anni è diventata la persona con cui mi sono sempre fidata e così. Poi come è andato avanti con me, con i miei genitori, è diventata amica di famiglia e basta. Silvia lo posso anche definire una persona, una forza della natura, una forza della natura che non conoscevo, che adesso posso dire che nella sua semplicità è una persona che ha una forza incalcolabile, anche se per pura sua sfortuna adesso è seduta, ma in piedi è 10 punti peggio sicuramente. So che sei stato molto vicino a lei durante il periodo della malattia. Sì, Silvia mi ha colpito perché la sera che Silvia mi ha chiamato che non camminava più è stata una sera che non dimenticherò mai, perché quella sera in mia attività ho avuto un'ispezione della nastra, la mia ex ragazza aveva fatto un infarto, dolce sì in fondo mi chiama lei che non camminava più. Era il 13 novembre 2015. Poi quando è tornata alla vita Silvia, gli sei stato ancora vicino? Quanto l'altro Silvia alla vita, anche se in maniera diversa, nel senso era seduto, non era in piedi, ho cercato di metterla a suo agio facendo il meglio possibile, provandogli una seggia, creandogli un posto vicino alla cassa, provisionando il suo contratto, creando un punto di cassa all'interno del locale. Però ero strafelice perché Silvia sui clienti ha un impatto notevole e sulla gente che la vedeva lì era tutto un altro tipo di approccio, diciamo. In tre aggettivi, Silvia, difficile, domanda difficile, perché ancora tuttora non sono riuscito a trovare qual è il movimento giusto per spegnerla. Per quello l'ho definita una forza della natura sconosciuta. Cioè, conosco tanta gente, ma una forza come lei, nella sua semplicità, perché sotto sotto è una persona molto semplice, molto umile. Aggettivi non la conosco. Per chi non la conosce, Silvia è? Silvia.